tutti, benvenuti, siete tantissimi, grazie, grazie a tutti. Finalmente è tornato Joël Piquer. Intanto grazie a Davide, la nave di Piquer. Con lui il giornalista e scrittore Riccardo Di Paolo, che salutiamo. Grazie. E la traduttrice Antonella Curtò, grazie anche a lei, un applauso. Buona presentazione. Buonasera, grazie, grazie, wow. Mais à chaque fois que je viens dans une librairie, avant d'aller, je me dis, est-ce que des gens seront là? Ogni volta che mi rendo in una libreria per incontrare il mio pubblico, i miei lettori, come oggi, mi faccio sempre questa domanda, ma ci sarà qualcuno? Et c'est pas une angoisse, c'est pas que je suis triste ou inquiet, c'est que vraiment je me dis, mais ce livre que j'ai écrit chez moi pendant le coronavirus, en confinement, je vais aller jusqu'à Rome, et mon hôtel à Rome, je vais encore rouler 40 minutes dans le trafic. Est-ce que jusque-là, il y aura des gens qui vont dire, tiens, je vais venir voir Joël? Et donc à chaque fois, c'est vraiment pour moi, vraiment une explosion de joie dans mon cœur. Merci pour cet amour, merci d'être là. Ma non è che io sia triste o preoccupato che non ci sia nessuno in un incontro come quello di oggi, è che io mi trovo con questo libro che ho scritto durante il lockdown e poi vengo qui a Roma per presentarlo, poi mi faccio 40 minuti dall'albergo per arrivare qua in mezzo al traffico e mi dico, in tutta questa teleferica ci sarà qualcuno che ha deciso di venirmi ad ascoltare stasera? E quindi vedendovi così numerosi è davvero un'esplosione di gioia che sento nel cuore. Grazie. Ok, Joël, innanzitutto complimenti per il libro, abbiamo molto apprezzato. E la prima cosa che salta agli occhi è come mai hai fatto passare 10 anni dalla Vérité sul caso del Caffè. Et parce que quand j'ai écrit La vérité sur l'affaire Harry Kemer, j'avais écrit 5 romans et ces 5 romans avaient été lus par personne. Je crois que même mes amis avaient pas envie de dire que je faisais. Perché? Perché prima di scrivere La verità sul caso Harry Kemer avevo già scritto 5 romanzi che praticamente non aveva letto nessuno, al limite neanche quasi miei amici. Et c'est vrai, è vero. Et quand j'ai écrit Harry Kemer, je me suis dit personne ne va lire ce livre. E anche quando ho scritto La verità sul caso Harry Kemer, mi sono detto la stessa cosa, nessuno la leggerà. Alors j'ai écrit ce livre est paru, il y a eu ce succès incroyable grâce à Dieu. Et après le succès, je me suis dit que je ne pouvais pas immédiatement faire un top 2. E poi invece è stato un best-seller, un successo pazzesco, grazie a voi. E mi sono detto che era meglio forse aspettare di fare il seguito, il tomo 2, il volume 2. Il fallait que j'attende pour faire autre chose, que je me renouvelle, que j'imagine d'autres livres avant de faire ce tome 2. Cioè, prima di scrivere il seguito, il tomo 2, ho pensato che era meglio aspettare un po' per rinnovarmi in qualche modo, fare qualcosa di nuovo. Et donc voilà pourquoi il a fallu attendre 10 ans. E quindi ecco perché abbiamo aspettato 10 mesi. 10 anni, scusate. E infatti state poi la sua parte di mail, la famosa 520, insomma altri due libri comunque che sono stati grandi successi. Prima sei tornato in America, in quel caso era ambientato negli Hamptons, e poi in Svizzera, la Cestrona e Mesica. E adesso invece ritroviamo proprio i personaggi di quel primo famosissimo libro che insomma, è il successo più grande. Come mai hai deciso di occuparti di nuovo proprio degli stessi personaggi, cioè ripartire proprio dagli stessi? C'è qualche aggiunta ovviamente, però. Ma perché ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand j'ai écrit Harry Kemer, là on est en 2009, avant le succès, avant Comblise, avant vous, j'avais prévu de faire 3 livres. Donc
senso, avevo previsto di fare tre libri prima del grande successo, grazie a voi, della verità su Hebrea, quindi del 2009. Questa era una cosa che mi ero dimenticato di dirvi. E dopo moi, effettivamente, pas terminé. E peraltro per me il libro La verità sul caso Hebrea non era mica finito. E per ceux qui ont lu, vous vous souvenez peut-être que à la fin de Hebrea il se passe deux choses. Per chi di voi l'ha letto, si ricorderà che alla fine del libro succedono due cose, due fatti. Marcus e Harry si disputano e non si sa che Harry è tutto bene, il padre, non si sa che si passa. Che cosa succede? Che Marcus e Harry litigano, Harry se ne va e non si sa che fine faccia. E Marcus ha rencontré, che è stato il très seul a rencontré un amico, enfin, e questo amico è il policier Perigallo. E Marcus invece, che è un tipo molto solitario, finalmente incontra un amico, il poliziotto Perry. E donc moi, il y a 11 ans, quando je termine d'écrire la vérité sur l'affaire Harry Kebler, je commence tout de suite à dire bon, il y a une suite, c'est à propos de Marcus et Harry, à propos de Marcus et Perry Gallo. E quindi 10 anni fa, dopo aver finito il libro, mi è venuto in mente di scrivere un seguito, un sequel, questa volta incentrato sulle storie di Marcus e del suo amico. Et ce que je disais avant, c'est que ce succès inattendu a été un peu un choc pour moi. Et comme dicevo prima, questo successo inatteso è stato una specie di shock per me. Et le choc, c'était de se dire, moi qui n'étais pas lu, c'est facile d'écrire quand vous n'êtes pas lu, parce que vous pouvez toujours même lire, personne ne sait. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis très lu? Il mio problema era questo, se prima non ero letto da nessuno, al limite potevo sempre scrivere la stessa storia, tanto nessuno l'aveva letta. Adesso che tutti mi avevano letto, mi sono chiesto, adesso che scrivo? Allora, je ferai un'altra volta, e j'ai fait directement après avec Hebert un top, qui est le livre des bâtiments, qui est le titre des bâtiments, top 3. Quindi prima di questo tomo 2, volume 2, ho fatto il volume 3, la storia dei Baltimore. E voilà. Una cosa che mi domandavo leggendo è quanto c'è di te nel personaggio di Marcus? Se è giù in qualche modo, no? Aspetta, lo stesso se vive il romanzo fuori. Mais c'est toujours une grande question de ce qui est ou ce qui n'est pas l'auteur dans un livre. Et pour moi, la réponse est oui ou non. C'è sempre questa domanda che aleggia su un romanzo, quanto c'è dell'autore. E per me la risposta è sì e no, c'è e non c'è. J'ai envie de dire non, c'est pas moi, parce que quand j'ai imaginé ce personnage de Marcus, je l'ai imaginé justement en contraire de ce que j'étais moi. Quindi ho detto che dico che Marcus non mi rispecchia perché lui è esattamente il contrario di quello che sono io. J'avais 25 ans, j'écrivais des livres che personne ne voulait lire, e j'ai imaginé Marcus qui aurait 30 ans, ce qui me paraissait une grande différence d'âge, e qui a écrit un seul livre qui a un succès immédiat. Io quindi, 25enne, senza successo come scrittore, da una parte, dall'altra Marcus, che ha 30 anni, che per me era una differenza d'età pazzesca, che invece ha scritto un libro solo ed è stato subito una strage. Donc Marcus, c'est pas moi, mais en imaginant quelqu'un qui n'est pas moi, en imaginant un écrivain qui avait le succès que je n'avais pas, j'ai forcément, moi, Joël, fait une projection totale. Et j'ai imaginé le succès de Marcus et sa personnalité comme j'ai imaginé que ça pourrait être si ça m'arrivait à moi. Et donc, par cette projection, il y a forcément un peu de moi. Mentre invece la risposta può essere sì, c'è qualcosa di me perché Marcus, che è questo scrittore di successo, se vogliamo, è un po' la mia proiezione di quello che avrei voluto essere. Quindi, uno scrittore di successo come lui. Quindi la risposta è sì. In qualche modo si è diventato il personaggio che hai creato. Oui et non, parce que je crois que maintenant justement que j'ai le succès qui s'est passé dans ma vie, je me rends compte à quel point je suis différent et tout ça est différent de la projection que j'ai pu faire de Marcus et la projection que j'ai pu faire du succès quand j'ai imaginé le succès avant de l'avoir.
Sì e no è la risposta di Joël, perché adesso che invece ho successo come scrittore, misuro veramente quanto io sia diverso da Marcus e quanto sia diversa la proiezione che io avevo su di lui, cioè quanto sono diverso io come scrittore di successo, completamente diverso da lui. Ok, proviamo a entrare un po' nel libro. E, come gialli c'è un omicidio all'inizio, viene ritrovata morta una ragazza, appunto quella che dà il titolo al libro, Alaska Sanders, e da lì si crea una sorta di labirinto, cioè si crea un lunghissimo labirinto che è anche molto piacevole da seguire o cui pensi. Per poi alla fine ovvero ritrovare notevoli e capire cosa è successo veramente. Però la cosa che mi stupisce veramente tanto è che in tutte le interviste tu hai detto che quando scrivi non sai assolutamente chi sia colpito. Com'è possibile? Parce que c'est le plaisir que j'ai justement de ne pas savoir. È il piacere, è proprio quello, di non sapere chi è il colpevole. Et dans mon précédent roman, l'énigme de la chambre 622, non seulement je ne sais pas qui est le coupable du meurtre, mais je ne sais pas qui est le mort. Et nel mio libro precedente, l'énigme de la stanza 622, non solo non so chi sia il colpevole prima, ma neanche chi sia il morto. Dans l'énigme 622, ça commence par mort, et j'ai pris vraiment ce livre comme ça, ça commence, un employé de l'hôtel entre dans une chambre, c'est le matin, et il trouve un cadavre par terre. Quindi tanti libri inizia così, un impiegato dell'albergo entra in una stanza di questo hotel e trova un cadavere, questo è l'incipit. E se c'est la page 1? Proprio pagina 1 del libro. E après je me dis, chi è mort? E poi mi dico, vabbè, questo morto allora chi sarà? Chi è? Alors, les personnages arrivent au fur et à mesure du livre, et puis je me dis, est-ce que c'est lui? Non, je l'aime bien. Est-ce que c'est elle? Non, je l'aime bien aussi. E poi, man mano che sfilano, che creano tutti i personaggi, mi dico, questo potrebbe essere no, sono vittima, no, magari quell'altro, e così via. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça répond à une promesse que je me fais moi-même, que je fais à mes lecteurs aussi, c'est que forcément, puisqu'on lit un livre de 600 pages, forcément, tous les personnages qu'on rencontre et tout ce qui se passe auront une importance dans le dénouement final. Ma comunque, quello che mi guida è questa promessa che mi faccio, che faccio a me stesso e anche ai miei lettori, ovvero che alla fine di una lettura così impegnativa di 600 pagine, devo mantenere la promessa di dire che tutti i personaggi avranno un ruolo importante nello sviluppo della storia e quindi anche nella fine. Parce que tu peux écrire un livre de 600 pages qui commence par un meurtre et à la page 595, le meurtrier, c'est en fait un type qui passait par là, qu'on n'a jamais vu avant. Perché non è che puoi scrivere un libro in cui la vittima viene uccisa nella prima pagina e poi nella pagina 599 l'assassino è un passante che passava lì per caso, può essere. Se tu fai ça, le lecteur è traito. Perché in questo modo tradisci il lettore. E se io faccio questo, avrei il diritto di tutti buttare il libro in visaggio. Se lo facessi, avreste il diritto di buttarmi addosso tutte le vostre cose. E quindi ti racconto questo per dire che non ho bisogno di un plan, perché io lavoro soprattutto sulla promessa. Vi dico questo per spiegarvi che io lavoro proprio sulla base di questa promessa e quindi non ho un piano di lavoro prestabilito. Il tuo segreto è in qualche modo non solo metterti nei panni del lettore ma diventare il lettore. Pas de me mettre à la place, je suis le lecteur. Je suis mon lecteur. Et ce que, cette chance que j'ai aussi, peut-être dans le succès que j'ai, c'est d'avoir un lectorat qui est tellement large et diversifié de gens d'un âge très large, avec des grands lecteurs qui disent beaucoup, des gens qui disent moins, des gens dans le monde entier que. Je ne peux pas me mettre à la place de mon lecteur puisque j'ai des lecteurs. Et ça, c'est une grande chance parce que ça m'empêche de me projeter dans ce qu'on attend de moi et de rester dans ce que j'ai envie de faire pour moi en tant que moi lecteur. Sono il lettore, non è che mi metto al posto del lettore. Questa grande fortuna di avere un pubblico che mi legge veramente molto vasto, fatto da gente molto diversa, gente che legge tanto, gente che legge poco, di età diverse naturalmente, e quindi
sono io, diciamo, il primo lettore delle cose che scrivo, stante la grande diversità dei miei lettori. Ora, di gialli non bisogna quasi mai parlare neanche della trama, perché è sempre una cosa pericolosa, no? Bisogna svelare nulla. Però forse possiamo dire che sì, dalle prime pagine c'è qualche traccia che porta proprio da anche sì. Oui, alors ce livre est très particulier parce que, on vient de dire que j'ai pas de plan, et effectivement, mais ce livre, à la différence des autres, il a des racines qui sont la vérité sur la mer avec Hebel, et il a des branches qui sont la suite, et le livre des bâtiments. Questo è un libro un po' particolare perché ha, diciamo, le sue radici affondano nella verità sul caso Amic e Beva, ma poi si ramifica in quello che è il libro sui Baltimore. Quindi questa è la particolarità veramente. E dunque, può spiegare, perché io vedo dei gens che non comprendono più. E forse è meglio che ve lo spieghi, perché qualcuno vedo che fa delle facce strane, che non è facile capire. Amic e Beva si passa nel 2008-2009. La storia di Amic e Beva si svolge nel 2008-2009. Le livre des Baltimore, qui est le top 3, se passe en 2012. Mentre il libro dei Baltimore, abbiamo detto di Tom, il volume numero 3, si svolge nel 2012. Et ce nouveau livre Alaska se passe en 2010-2011. Mentre il caso di Alaska Sanders si svolge nel 2010-2011. Donc il est particulier parce qu'il fait vraiment le lien entre Harry Keber et les Baltimore. Quindi è particolare nella misura in cui è proprio un ponte tra Amic e Beva e il libro dei Baltimore, anche proprio temporalmente parlando. E ce livre, bien sûr, un giallo, c'est un polar, ma ce livre avec Amic e Beva e les Baltimore ensemble forme surtout une fresque, une longue image de la vie de Marcus Goldman de 2006 à 2012. Questo è un giallo, sicuramente. E però la trilogia con La verità sul caso di Keber e il libro di Baltimore fanno sì che sia soprattutto un affresco della vita di Marcus tra il 2006 e il 2012. Sì, però per rassicurare anche i lettori, anche chi non ha letto il libro di Baltimore segue tranquillamente anche la trama di questo. Oui, alors ceux qui n'ont pas lu le livre des Baltimore, tant mieux pour vous parce que ça vient après. Se non avete letto il libro di Baltimore, ancora meglio, perché comunque è una storia successiva. Et pour ceux qui ont tout lu, merci beaucoup. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez lire dans n'importe quel sens. Et invece chi l'ha già letto tutti e tre, grazie di averlo fatto. E si può ricominciare a leggerli partendo da libri nuovi. Et pour ceux qui n'ont pas lu, bonne lecture. Et qui n'en a pas, faut voir la lecture. Je peux pas promettre. Non lo so, non faccio promesse. Je trouve que la promesse en création elle est dangereuse. Perché quando parliamo di creazione di un'opera, di un libro, promettere è pericoloso. Parce que le livre est pas écrit. Et donc je peux pas promettre maintenant que je vais écrire ou ne pas écrire tout de suite. Quindi non essendo scritto il libro ancora, non posso sapere se sarà un sequel oppure no. Et je verrai ce qui est mon envie. Ce qui est le plus important, surtout face à ce succès, et surtout quand je vous vois tous ici, c'est que je me rappelle toujours qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie. Et quindi vedrò cosa mi andrà di fare, di cosa avrò voglia. E la cosa importante è proprio questa, di fare quello di cui avrò voglia, proprio misurando il successo grande che mi state testimoniando oggi. Parce que suivre son envie, c'est être digne de la confiance que vous mettez entre vos mains. Perché devo essere degno della fiducia che voi mi state testimoniando. Je crois qu'en termes de création, je
crois qu'en termes de création, on pardonnera toujours à un artiste de prendre des risques. Je crois qu'on ne lui pardonnera peut-être pas de ne pas en prendre. Quando parliamo di creazione di un'opera letteraria, per esempio, si perdona sempre all'autore di correre qualche rischio. Quello che non si perdona è di non correre rischi, non volere correre. E quindi tra 10 anni ci dovremo quindi in seguito di caso Vasca Santos. Ou pas, parce que je viens de vous préparer au risque que je vais prendre. Magari no, perché magari ancora non sappiamo qual è il rischio che vuole correre, io sa. Un'altra cosa che mi interessava è capire quali sono le tecniche o narrative che più ti piace usare, perché quello che si nota molto è un suspense che funziona benissimo, come si è presentato da fino alla fine. Mi domando anche quanto ti ispirano le serie TV. C'è qualcosa di simile nella tecnica di esempio? S'il y avait une recette qui permet de faire qu'un livre ait du succès et que les gens aient envie de lire, je peux vous dire que tous les auteurs du monde et tous les libraires du monde et tous les éditeurs du monde seraient très heureux. Se ci fosse una ricetta per scrivere un capolavoro, è chiaro che tutti gli editori, tutti gli scrittori, tutti i librai sarebbero più felici, gli esseri più felici nel mondo. Je crois que même les séries télé dont tu parles, et je précise que les séries télé n'ont rien inventé parce que les écrivains l'ont fait avant, quand je pense à Dumas, au conte de Monte Cristo, c'était des feuilletons, des séries avant la télévision. Quando parliamo di serie TV, come ci dice il nostro giornalista, intanto ricordiamo che la serie TV non ha inventato nulla, le serie non nascono oggi, perché ricordiamoci che per esempio il Conte di Montecristo era un feuilleton, quindi un romanzo a puntate pubblicato appunto all'epoca di Dumas. E le serie elles-mêmes n'ont pas une recette, parce que vous êtes probablement comme moi, quand vous cherchez une série, vous passez des heures à essayer, à regarder, à commencer, et c'est difficile de trouver une bonne série. E anche per trovare la ricetta giusta delle serie non è mica facile, perché lo sapete meglio di me, prima di capire se una serie ci piace o no, dobbiamo comunque magari vederne qualche episodio, non è semplice. Et je crois que s'il y a un élément que je peux donner, c'est peut-être au fond mes livres appartiennent surtout à la tradition orale, de l'histoire qu'on raconte. Diciamo che quello che posso dire è che la storia che raccontiamo comunque fa sempre capo a una tradizione orale, quindi ad un racconto che si fa. E pourquoi je parle de la tradition orale? Parce que la tradition orale, c'est par exemple ce qui se passe maintenant. Le moment qu'on est en train de passer entre toi et moi, il existe parce que vous êtes là. La tradizione orale è importante perché è qui e ora quello che ci stiamo dicendo in questo momento. C'est-à-dire que vous êtes venu ici parce qu'on vous a dit à 6h30, il y aura 3 personnes ici qui parleront, on a mis des chaises pour que vous veniez. Quindi ci siamo dati appuntamento qui, siete venuti qui alle 18.30, cercando di trovare 3 persone, quindi questo è diciamo il punto d'incontro che ci ha riuniti, il motivo per cui siamo qua. On est venu et on se parle, et la promesse elle arrive maintenant, et c'est une promesse qui dépend de nous et de vous ensemble. E ci troviamo qui, parliamo e c'è sempre questo elemento della promessa, una promessa che voi e noi ci siamo fatti. E la prova è che se maintenant tout le monde se lève, je ne fais pas, mais si tout le monde se lève et c'est là, on va arrêter de parler, on dépend de vous. Quindi dipendiamo da voi nella misura in cui se Dio non voglia vi alzate e ve ne andate, è tutto inutile, quindi è il qui adesso che ci fa parlare. E de même que si nous on arrête de parler, on s'en va. La stessa cosa se noi smettessimo di parlare e ce ne andassimo, sarebbe tutto finito. E ce système se passe maintenant, c'est sale pour moi. Perché c'è come ça che j'écris. Ed è in questo modo che io scrivo, appunto, tenendo presente questi elementi, questo ciclo. Où j'écris parce qu'un livre il existe, pas parce qu'il est publié et qu'il existe physiquement, il existe parce qu'il est lu. Un libro esiste non perché è stato scritto e poi pubblicato, bensì perché è letto. E un libro che non è letto, è pratico per tenere un meuble o mettere il vostro telefono per fare un zoom per il lavoro. E un libro che invece non è letto va bene come fermaporte o per tenere in piedi il cellulare, una cosa così.
parce qu'un livre il existe parce que quelqu'un le lit et a envie de jouer à ce jeu et d'y croire vraiment et de le prendre. Donc tout ça pour dire que la recette, il n'y en a pas, mais s'il y a quelque chose, c'est cette invitation au jeu que j'essaie de faire. Quindi tutto questo per dire che il libro esiste nella misura in cui è letto e i lettori stanno al gioco del libro, della storia, quindi non c'è una ricetta per il successo, è un invito a giocare, a stare al gioco, a quel gioco. Io sono contento se ti ispira di più di una che le serie TV in realtà. Un'altra cosa che mi incuriosiva, adesso con la morte del tuo editore, del Valois, sei diventato a tua volta editore. Conti di pubblicare anche altri autori oltre a te stesso? Oui, évidemment. Hai già trovato. Alors, il y a deux questions. La première, et je dois juste expliquer ici et vous raconter ce qui s'est passé avec mon éditeur. Alors, la réponse est sì, ma prima di dare i dettagli, vi devo spiegare cosa è successo con l'éditeur. L'éditeur est décédé, je vous devais tout. Bernard est décédé en 2018 et il voulait que sa maison d'édition ferme après sa mort. Bernard de Falloir, l'éditeur, purtroppo se n'è andato nel 2018 e la sua volontà era di chiudere la casa editrice una volta che lui fosse morto. Et donc je me suis retrouvé sans éditeur, et lui c'était plus qu'un éditeur, c'était un ami, c'était un maître. E quindi a quel punto mi sono trovato senza editore, ma anche senza un amico, perché lui era molto di più di un editore, un amico, un maestro. Et je ne voulais pas être dans une autre maison d'édition parce que j'avais l'impression de le trahir. E non volevo andare a pubblicare in un'altra casa editrice perché avrei avuto l'impressione di tradirlo. Alors je me suis dit, je vais créer ma propre maison et faire mes livres tout seul. E quindi mi sono detto, apro una casa editrice, creo una casa editrice tutta mia. Ce qui me permettra de garder aussi quelque chose que lui avec des livres dont le design est très similaire. E che è anche un modo per rendere omaggio a lui, in qualche modo, nel design anche dei libri. Et pendant que je montais ce projet, je me suis dit, mais je rencontre aussi beaucoup de lecteurs qui me disent souvent, je n'ai pas d'autre livre que le tien, Joël. Et naturellement, nel frattempo, insomma, mi capitava di incontrare tanti lettori che mi dicevano che leggevano anche altri autori, quindi altri libri. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on se prive d'une richesse extraordinaire. Quindi il fatto che questa casa editrice avesse chiuso era una perdita di una cosa molto bella, molto ricca, era veramente un gran peccato. Alors je me suis dit avec cette maison je vais essayer de trouver des livres, un ou deux par année, que je vais conseiller à mes lecteurs, mais qui seront des livres très différents de ce que je fais moi, pour justement leur donner envie de sortir d'un genre et d'aller voir un autre genre. E quindi mi propongo di proporre ai lettori delle cose nuove, molto diverse da quello che faccio io, e tirarne fuori uno o due all'altro. Parce que je crois que c'est aussi le rôle de la littérature, de nous ouvrir, de nous ouvrir à d'autres choses, de goûter à d'autres choses, de découvrir des littératures dont on pense d'abord qu'elles ne nous plaisent pas, et puis qui au fond nous ouvrent vraiment les portes d'un univers nouveau. C'est une richesse immense. Perché secondo me il ruolo della letteratura è anche di aprire nuovi orizzonti, di aprire le porte verso nuovi universi di lettura che magari non conoscevamo o che non ci aspettavamo. Un'altra domanda su temi proprio della tua letteratura. C'è sempre l'amore in primo piano, le passioni che servono anche come moventi di delitti a volte, ma spesso proprio l'amore che muove i protagonisti. È così. Parce qu'il y a quand même une dimension dans les meurtres qui sont des meurtres commis par vous et moi, c'est-à-dire qui doivent être commis par n'importe qui. Sì, perché c'è questa dimensione negli omicidi che ritroviamo nei miei libri, omicidi che potrebbero essere stati commessi da uno più qualunque, da me, da lui. Et donc le meurtrier n'est jamais un psychopathe qui tue sa victime parce qu'il passe par là et qui n'a rien. E quindi l'omicida, l'autore, non è mai uno psicopatico che passa lì e quindi frena un razzo e uccide qualcuno. Et donc qu'est-ce qui fait souvent que des gens qui sont censément sont pas des bandits, sont pas des meurtriers, sont pas des criminels,
non tout d'un coup passer un acte irréparable. Allora perché allora una persona che non è un criminale, non è un pazzo, non è violento, a un certo punto passa all'atto? C'est très souvent des déceptions très grandes. Magari spesso è perché ha avuto delle grosse delusioni. Alors ça peut être des déceptions avec son employeur, son collègue, des amis. E possono essere delusioni rispetto agli amici, ai colleghi, quindi sul lavoro. Mais souvent les déceptions les plus fortes c'est l'amour, c'est quand on est quitté, quand on rompt avec quelqu'un, et c'est quelque chose qui est très, très universel parce que même quand on a 10, 11, 12 ans, quand on est quitté, ça fait très mal. Però quali sono le delusioni più coscienti? Sono quelle dell'amore, da innamorati, quando qualcuno ci lascia o lasciamo noi, quando si rompe una relazione. E sono delle cose, dei temi assolutamente universali, anche un ragazzino di 10-11 anni conosce il fenomeno. C'est parfois un sentiment proche de la mort, come une petite mort. Ed è una cosa che assomiglia anche alla morte, se vogliamo, una rottura. Et c'est probablement un des seuls sentiments comme ça qui va nous suivre qu'on ait 10 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 50 ans. Une rupture, elle a cette effet-là sur nous. Ed è forse l'unico fatto della vita che rimane lo stesso come conseguenza, diciamo, come viene vissuto, a qualsiasi età, 10, 20, 30, 40, 50 anni. Quindi anche in questo, in qualche modo, tu cerchi di, invece che cercare i personaggi più originali possibili, cerchi di fare in modo che siano delle persone più comuni possibili. Così. Oui, parce que ce qui est intéressant justement, c'est qu'est-ce qui se passe chez des gens comme nous, quand je dis nous, c'est-à-dire vraiment des gens dont on imagine qu'ils ne passeraient pas à l'acte. Je trouve que le questionnement est intéressant, parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est pas tellement de savoir qui a tué, de savoir pourquoi il a tué, et ce pourquoi il nous définit. Sì, perché, l'abbiamo detto, per me appunto si tratta di assassini, di autori, di questi suicidi. Sono persone come noi, e persone che, delle quali mai si penserebbe che passerebbero all'atto, quindi alle vie di fatto, uccidendo qualcuno. Quindi al limite il momento è che è importante, perché lo si fa, non tanto come o quando. Bene, penso che possiamo dare il via a tutti. Grazie.